Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay It. Oggi un video un po' particolare perché vi porto la demo di Protocorgi. Gioco abbastanza particolare e registrato in collaborazione con i Ravenscourt. In pratica ho avuto questa possibilità di contribuire al pubblicizzare questo titolo poiché gli sviluppatori porteranno questo gioco in un video in loop della durata di circa 20 ore e quindi con vari creator, e quindi perché non mettere anche la mia firma su un indie. Di che cosa parliamo? Parliamo di un cucciolo, diciamo, cibernetico che deve salvare il suo padrone. Insomma, proviamo la demo e vediamo un attimino di che cosa stiamo parlando. Allora, ora iniziamo con la prima configurazione. Si gioca con le frecce, vedete che AS e poi vedete AS. Vabbè, adesso proveremo tutti premendo A. Ci muoviamo più lentamente con la S. Perfetto, ora premiamo la C per sparare. Figo, mi piace. Ogni tanto ci stanno anche dei giochi così. Ah, se schiaccio, tengo premuto, mi fa questo. Se invece sparo così, premendolo, diciamo, ripetutamente, mi faccio un colpo un pochino più avanzato. Mi ricorda tantissimo la mia infanzia. Ah, premi C per sparare. Perfetto, questo è quello che abbiamo visto prima. Molto bene. Uccidere 10 nemici, va bene. C'era un'altra serie di tasti che... non so. Ending Training... vediamo, l'allenamento, l'addestramento finale. Vediamo. Musiche davvero carine. Fatemi sparare. Questo. Ah, abbiamo anche dei razzi adesso che vengono sparati da... delle cipolle. E vedete che... ma in sintesi che cacchio è successo? Abbiamo cambiato armi. No. Ok, abbiamo ricominciato a sparare normalmente. Ok. Bella questa. E poi c'è poco da fare. Riprende tantissimi giochi da sala giochi che c'erano quando giocavo da piccolo io. Quindi c'è poco da lamentarsi. Gli indie sono anche questo. Fammi capire, cioè io premo una volta e sparo così, tenendo premuto invece vado a sparare con questa mega cosa qui. Bene. Vabbè, carote. Che poi c'è una sorta anche di... sono morto di nuovo. C'è una sorta di classifica poi. Sorta di classifica dei migliori, come è giusto che sia in giochi di questo tipo. Ah, con questo... e non lo uso mai la... per sparare, diciamo... no, di nuovo, game over. Mannaggia, mi toccherà ricominciare. Enter name in IE. No, sono cifre un po' troppo, diciamo. Beh, proviamo a raggiungere il primo. Campaign ci farà risaltare la training room, presumo. No, non mi interessa. No, voglio saltarlo, il training abilities, grazie. No? Siamo obbligati? Vabbè, dobbiamo rifare nuovamente con tutto questo. Muovi con questo. Ah, collect upgrades. Ok, devo recuperare gli upgrades. Devo raccoglierne 10. Ne ho preso uno, che è il primo razzo. Non so riesco a prenderne altro. Ok, 2. Sì, questa non è un'arma molto... c'è questo razzo che gira su se stesso. Però, vabbè, continuiamo a prenderne, anche se uno sovrascrive l'altro, però... è molto interessante. Ah, è già diverso dal tutorial di prima. Stiamo sbloccando 10 upgrade, a breve finiamo.
Ok, un altro. Un altro ancora. Ok, abbiamo completato. Tieni premuto C per... Ah, la mossa... No, beh, la mossa stiamo già facendo. Ah, ma è nuova. È una nuova abilità questa. Ok, premi S. Use bomb. Con la S. Prendi bombe. Ah, che sono queste. E con la C usiamo le la S usiamo le bombe. Figo. Ah, sì. Ok, tutto questo non c'era nel tutorial di prima, però. Vediamo C e S di nuovo. Bella la bomba così. Allora. Ah, dobbiamo usarla 4 volte la bomba, quindi... Ok. Usiamola ancora una. Bella così, bello. Va bene, abbiamo imparato altri tasti, quindi la A ci si muove lentamente, la C si spara e premendolo ripetutamente si spara con lo sparo classico e con la S si lanciano le bombe. Va bene. Ora però... E tra l'altro abbaia anche a ogni colpo. Vediamo di prendere questo rosso che almeno mi potenzia un po' il... Ho già bombe? Sì, in basso a destra vedete i tasti che io sto premendo. Adesso proviamo, vediamo se ho una... No, non ho bombe. Però ho due vite. Bella questa... Però spara soltanto sopra, quindi... Prendi le cipolle che sono sempre importanti. Dobbiamo prendere... Abbiamo preso prima 12 frutti. E ne prendiamo... Ne abbiamo 11 adesso, quindi già stiamo andando meglio. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa con... Beh, abbiamo un'arma power. Tantissimo power. Bello, prendi. Abbiamo preso la bomba. Via. Il simbolo... Uso la C. No, la S, scusate. E continuo a sbagliare tasto. Ok, siamo a 16. Abbiamo fatto bene, dai. Finora non sta andando malaccio. Sto prendendo frutta come se non ci fosse un domani. Il gioco uscirà in Early Access ad agosto. Quindi quello che so dirvi è questo. Qua vedete che si può premere un tasto. Abbiamo premuto tutti e due insieme e poi sono morto. Va bene, abbiamo ancora una vita. Speriamo di farcela. Non sta diventando proprio semplicissimo. Vediamo se... Via. Mamma mia. Via. Bella sta cosa. No. Devo andare giù assolutamente. ...23, che non è male, mi pareva il primo fosse a 50, quindi... ...sono morto in modo ignobile e stupido. Oltretutto, perché ho toccato dentro non so cosa, comunque adesso vediamo se... ...evito di morire. Ok. No, non si possono toccare le pareti! Vabbè, quindi, vediamo un po' che posto mi sono preso stavolta. Qua nei punteggi direi di no. Vediamo se almeno nella classifica dei frutti. Settimo posto. 23. 50, infatti, la classifica dei frutti è a 50. Vediamo ancora una volta che cosa cambia, se ci spiega qualcos'altro all'inizio. No, si parte direttamente. Abbiamo finito tutto il nostro tutorial iniziale. Perfetto, si comincia subito. Cerchiamo di battere, di raggiungere almeno il... Questo è brutto, brutto forte come cosa, come arma, quindi speriamo che... non è niente di che, devo cliccare. Ok. Spara tutto. Ok, bellissimo. Di abilità ne abbiamo. Cioè, molto bello perché ricorda molto anche quella che era la casualità in Binding of Isaac.
però messa su uno shooter a scorrimento, perché comunque ti arriva magari la fortuna di avere un'arma power davvero. Ora, quello che ho scoperto è che posso lanciare i razzi anche così, vediamo se riesco a fargli male davvero sti cosi qui. Bomba. Eh sì, li ho distrutti tutti. Mamma mia, se sono potente. 17 frutti, dai. Riusciamo magari a fare qualcosa di positivo questa volta. Stando attento a non toccare le pareti. Questo giro. No, 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 non sparare, non sparare. No. Frutti. E fin qui tutto bene. Prendo le carote, 23, 24, non male assolutamente. Stiamo andando sempre meglio. Vediamo di qua si può andare avanti. Vediamo se riesco a usare un'altra bomba. Mi metto già qui che... Ok, non toccare le pareti. Quindi per il momento sembra abbastanza uguale. Poi la trama è veramente quella che mi ricorda i miei tempi, la mia infanzia sul Commodore, dove si parlava di, non so, persona rapita, deve andare a salvarlo. Cioè veramente bei ricordi rievoca in me tutto questo. Scusate, ma io vorrei andare anche avanti, se mi permettete. Ok, io voglio frutti però. Vediamo anche i punti. Sto facendo 254.000 punti. Non so quant'era il punteggio di prima, ma devo andare assolutamente a prendere un altro frutto. Mamma mia, si sta facendo complicata la cosa. Tra l'altro non so nemmeno, devo continuare a scendere immagino. Eh sì, ma questo qua sta sparando. No, 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 no. Beh, adesso si va in là. Non ho bombe, però. Via, 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 fuggi. Ok. Fuggi. Questa cosa è sempre presa. Però dai, non siamo messi malaccio. 28 frutti, dovremmo arrivare a 50 almeno, spero. No, no, no. Oh, la, 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 la. Per fortuna. Per fortuna. Sai che magari in questo contest, diciamo, di creator, io non sia quello che arriva il meno lontano dall'inizio del gioco rispetto ad altri. No, 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 no. Dai. Ok. Devo stare qua in mezzo adesso. E se trovassi anche un'arma un po' più decente sarebbe, non sarebbe male. Vediamo se riesco a prenderla. Oh, già meglio. C'è qualcosa lì. Oh, adesso si ragiona. Carotina. Mamma mia, infrancato. Tac, prendi, prendi, prendi. Fai, disfa, vai, bravo. Ok, no, stupido io. Solo 35. Me ne mancano 14 per raggiungere il vertice. Però vabbè, dai. Non male, non male. Dai, prendi, prendi, prendi. Bello questo. 39, dai, 11. Warning, arriva il boss. Peligro. C'è il boss. È questo il boss? Sì, direi di sì. Salve. Boia mondo, sono durato 30 secondi neanche. Dio. Vabbè. Vabbè, com'è andata? Vabbè. E Indy, vediamo. Indy, non male. Indy ottavo posto però, 300.000 punti.
E quarto posto nella raccolta dei frutti. Non male, assolutamente non male. Qua poi si possono vedere ancora. Ma voglio provarci ancora una volta, perché mi sta divertendo. Non so ancora il prezzo del gioco, sicuramente. Questi sono giochi molto interessanti per quegli stati magari di d'animo in cui non avete voglia di qualcosa di eccessivamente complesso, magari siete anche un po' dei nostalgici, avete quei 10 minuti prima di un impegno, prima di fare qualcosa, ed è un gioco che comunque dà le sue soddisfazioni. Ovvio che non è un gioco adatto a chi di voi magari sta cercando il gioco della vita, piuttosto che... sono già esploso. Il gioco della vita, più che altro il nuovo Rimworld, il nuovo Minecraft, insomma, no. Questo è un gioco a sé ed è uno shooter a scorrimento, come già detto. Non ho la bomba, però magari con un po' di pazienza riesco a tirare giusti qua. Sì. Ah, qua si passa attraverso. Vabbè. Dovrei avere un'altra bomba. Però intanto voglio vedere cosa riesco a fare. Forse è arrivato comunque al boss alla terza partita, non è male. Mi faccio i complimenti da solo. E poi gioco in modo completamente stupido, perdendo vite a destra e a sinistra. Tra l'altro non so nemmeno come si faccia a riacquisire vite, probabilmente sopravvivendo. Mi servirebbe un'immortalità in qualche modo. Vediamo adesso appena smettono qui. Io fuggo. Intanto abbiamo anche questi missili che ci proteggono dall'alto e dal basso. Secondo me non ce la facciamo, calcolando che abbiamo solo una vita. Però vediamo che cosa succede. Il pesce bionico. Il cetaiolino! E muoio in modo idiota, perfettamente idiota. E indie, sì, indie. No, direi decisamente di no. Vabbè, ma riproviamoci un'ultima volta e vediamo un attimo che cosa succede. Allora, vai. Proprio senza paura, questa volta lo vogliamo fare. Vogliamo fare frutta nel minor tempo possibile. Perfetto, vai, frutta, verdura, quello che è. Questa è una grande arma. Dai, buttatemi tutto qui, dai, giù, siamo già a 8. Obiettivo farne più dell'ultima volta. Anche se in realtà non so se è possibile farne di più, perché siamo arrivati al boss, quindi... Vabbè, vediamo che cosa succede. No, avevo quelli spariti. Probabilmente è una bastardata il fatto che non si possa veramente ottenere... Cioè, toccare le pareti. Siano proprio dannosissime pure quelle. Quanti! Sì, evviva! Anche uno di questi, fantastico. Prendi. Ho lanciato la bomba. Devo ancora capire come si fa a vedere se ho bombe. Quello spuntone lì mi ricorda The Day of the Tentacle. Lo stile invece è abbastanza nipponico, diciamo, come stile di musica.
È bello perché spara anche dietro. Vediamo se riesco a far danno accendendole tutte e due. No, sono morto in modo idiota. Assolutamente idiota. Però lascio cadere delle cose che non so se... Eccolo lì, sono morto di nuovo in modo stupido e non ho più vite. Quindi niente da fare. Quanto sono? 25? No, non ce la facciamo. Purtroppo. Vai giù, vai giù! No, l'ho fatta un po' troppo di fretta per tentare di far diventare verdi quei due occhi. Ho perso il treno e mi sono perso due vite. Vabbè, in modo stupido, lo ripeto. Vabbè, dai, proviamo, andiamo avanti, vediamo. Adesso sono morto subito, anche prima, quindi... Vediamo perché dovrebbe arrivare questo, sì, che è un cattivone. Scusi, ma adesso io approfitto e mi prendo anche un po' di carotine. Ok, grazie. Siamo a 27, forse ce la facciamo. 2. Io temporeggio il più possibile cercando di prendermi cose. Mamma mia, se l'ho rischiata questa. Se l'ho rischiata. No, sì. Qua dobbiamo andare avanti finché ci dice di andare giù. E se questo parte è un problema. Vediamo se riesco a... No, dai, basta, basta. Ok. Stai qui sotto. E continua a sparare. Ok, qui c'è qualcosa che non va. Dai, ti prego, basta. Uiuiuiui, via, via, via. Fuggi, fuggi. Stiamo andando avanti verso il boss di nuovo, ma non ancora. Basta, ok. No, no. Oh, speriamo. Dai, dammi della frutta, posso? No? Posso sparare così però. Anche se credo che ce ne voglia parecchio per ucciderlo così. Vabbè, mi sono schiantato addosso al muro sotto, a un passo dal boss, dal mio secondo boss. Va bene, allora, vediamo un po'. Siamo sempre all'ottavo posto, è il decimo, non male. Vediamo la classifica anche dei frutti e siamo al quarto posto. 39, adesso 29. Si poteva sicuramente fare di più, non è male, assolutamente, calcolando che è solo una demo. Questo era Protocorgi, ringrazio ancora Raven's Court per questa occasione, per l'occasione di comparire in uno dei video che faranno in loop, da riprodurre in loop sulla pagina Steam. Ringrazio anche voi per la visione e vi invito a lasciarmi il vostro parere qua sotto nei commenti di che cosa ne pensate di questi giochi frenetici, ma sotto sotto anche molto rilassanti, molto antistress. Fatemi sapere e alla prossima, ragazzi, e ciao ciao.